Puntuale come ogni anno torna rotonda il bianco e la rossa, la festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa DOP, giunta alla 12ª edizione e che da 5 anni è stata interamente rilanciata dal Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda DOP, guidato dal presidente Franco Bruno. È una festa molto importante che di richiamo nazionale porta un beneficio alla comunità rotondese, sia in termini di agricoltura che soprattutto il turismo. Una manifestazione molto attesa dagli esperti di gastronomia e dagli amanti del buon cibo, che per 3 giorni, fino a sabato 3 settembre, trasforma a Rotonda, cuore pulsante del Parco Nazionale del Pollino, location di dibattiti, show cooking, degustazioni e spettacoli in onore delle due DOP, il fagiolo e la melanzana. Questa è la festa del bianco e della rossa, quindi anche al ristorante, sì, questa sera ci sono menù a base di bianco e la rossa. E padrino indiscusso quest'anno non poteva che essere chef Camponi. Sta facendo una promozione molto molto importante a titolo gratuito per Rotonda e per soprattutto il bianco e la rossa. E questa sera condito con la musica La Tarantella di Mimmo Cavallaro. Attraverso le sue canzoni, la sua musica, quindi che Calabria racconta? Ma racconto soprattutto una Calabria che oggi non viviamo, una Calabria di cui vengono i ricordi, i colori e gli odori dal passato soprattutto. Dagli stili di mamma.